nostri giornali hanno messo in primo piano Napolitano che al popolo interessa ben poco le vicende Napolitano, al pensionato molto meno perché non arriva alla seconda settimana. Io giornalista TV siamo tornati al mercato di Ponte Marconi, abbiamo di nuovo uno dei nostri opinionisti, Enrico. Volevamo fare un po' di rassegna stampa, abbiamo portato Il Fatto, abbiamo portato Pubblico, il nuovo giornale di Luca Telese, abbiamo portato L'Unità, abbiamo portato Il Foglio, Corriere della Sera e Il Giornale. Abbiamo più o meno un po' tutto l'arco costituzionale, no? Enrico, però nel frattempo il suo banchetto è sempre aperto, quindi... Allora, Il Fatto parte da Napolitano, ne stavamo parlando prima, ma insomma ci interessa davvero, cioè, tutti, perché poi Il Fatto Napolitano, vediamo Pubblico Napolitano ce lo mette, no, Pubblico non ce lo mette Napolitano, però l'Unità sì, il Corriere della Sera sì, no? Il Corriere della Sera sì, lo mette al centro, Napolitano vogliono colpirmi, e Il Giornale, anche lui, Napolitano contro i PM, attacchi pretestuosi, è necessaria una riforma. Quindi diciamo che tranne Pubblico, qui si parla di Napolitano, ma al pubblico, alle persone, al pubblico... No, ma non credo che alle persone possa interessare la vicenda Napolitano, che a noi non porta niente di sostanzioso. Le trattative Stato-mafia... Ma sono cose tra l'altro di un bel po' di tempo fa, rispetto agli scandali attuali. Sono cose passate. A noi oggi interessa il quotidiano, che stiamo vivendo un quotidiano, e non vorrei che fosse fumo negli occhi per coprire. Se vedo tutti i giornali che danno questa notizia e coprono la realtà, mi viene il dubbio. Perché poi della nuova finanziaria, di questa legge di stabilità, alla fine il Corriere della Sera in prima pagina ci mette un quadratino piccolissimo, sono poche righe, una ventina di righe, e il Corriere della Sera ne parla... Che questa è la dimostrazione che vogliono attirare l'attenzione... Poi l'Unità ne parla, detrazioni IRPEF giallo sul rinvio dei tagli, si parla molto di questo. Ecco, già l'Unità... Il Corriere della Sera ne parla di meno, il Corriere della Sera c'ha questa, ne parla più dal punto di vista, fissiamoci il microfono, la retroattività sulle detrazioni, molto più tecnico il Corriere della Sera, meno di pancia. È meno capibile per il comune cittadino. Il Pubblico ancora non ne parla in realtà, Il Fatto... Stangata da 5 miliardi sulla legge di stabilità, Il Fatto ne parla? Ne parla in secondo piano, qui lo vediamo in primo piano, è sempre Napolitano, che questo è, e sono i giornali dei maggiori partiti, siccome i maggiori partiti stanno tutti in difficoltà e i giornali a loro legati portano questa notizia, così distolgono un pochettino l'attenzione dalla realtà vera. No, perché poi il giornale, vedi, è stato strozzino, lo facciamo vedere con i suoi soliti titoli molto forti, il giornale, è stato strozzino, ecco le prove. Se il contribuente non paga, multe raddoppiate, ganasce e pignoramenti, Monti tira dritto, nuova patosta giuridica. Allora dovremmo riformare tutto, perché chi non paga... le ganasce o il fermo o il sequestro, siccome noi abbiamo, che in Italia nessuno ci ha intestato niente, è possibile fare varie scatole cinesi. Sì, questa è una cosa molto divertente che nessuno dice, in realtà in Italia stanno cominciando a farsi le scatole cinesi, per cui poi lo Stato non arriverà mai, e se arriverà talmente tardi che non serve più, il potenziale malfattore o è morto o ha risolto i problemi. Quello che è un malfattore vero, professionista, quello non acchiapperanno mai col nostro Stato di diritto, che non esiste più legge, siamo in un contesto anarchico, nessuno lo ammette, ma siamo in uno Stato anarchico, non... forte, e quella, la situazione è questa, perché qui Questa è la percezione che tu quando tutti, hai a che fare tutti. Con i tuoi clienti. Se percepisci questo, che chi si alza la mattina presto può fare come gli pare. In Italia l'hanno percepito i vari extracomunitari molto prima di noi, perciò gli è stato dato pure
Questa è la pancia, questa è la pancia della gente. Un'altra cosa molto di cui si parla molto, vedo che sui giornali c'è, questa uscita di Veltroni. Veltroni che dice ok, basta, il gioco è finito, io scendo. Beh, il Porcellino si è ingrassato bene, non ha più bisogno di. Anzi, forse ha sentore che non può più mungere, e allora lui si toglie e vuole uscire fuori a testa alta, perché già ha capito che tra poco non si mangerà più come prima. Quindi evita la sconfitta. È un allora, po' come Berlusconi che dice vabbè, io non mi candido, stanno sentendo odore di certo, sconfitta, dice perlomeno esco vincente. Ecco, vogliono uscire a testa alta, ma non credo che la gente o il popolo crede a queste cose qua. Un popolo un po' più, come dire, un po' più addentrato, fatto, non ci crede. Non la dà bere a nessuno. Vediamo i giornali come la prendono. Il giornale, per esempio, del Veltroni e delle malattie di pancia di Veltroni, in realtà ne parla in basso, in un occhiello di, si chiama Cucù, di Marcello Veneziani, un commentatore. Massimo e Walter rottamati e reincarnati. No, non prendetemi per tenerone, ma a me il ritiro di Veltroni e la minaccia di cacciare D'Alema toccano il cuore. Che c'è stato sulla testa dal. Franco! Io sono comoda che il ciliegino è bello. Dai che stiamo già registrando. Quindi torniamo all'uscita di Veltroni. Il pubblico ne parla e parla di un effetto domino. La rinuncia di Veltroni innesca una reazione a catena che costringe tutti i babbioni del PD, forte il titolo, a spiegare perché vogliono tornare in Parlamento. I rottamandi italiani hanno le ore contate, all'interno vi diciamo chi sono. Perché, insomma, ma io poi direi, se uno annuncia l'uscita, deve essere l'uscita definitiva, non che poi rientra dalla portone a fianco o da retro e si ricandida per un'altra cosa, visto che lì ha mietuto a più non posso, vorrebbe trovare nuovo terreno fertile, andare a mietere un'altra volta. Se esci, esci, punto. Fai il civile, fai il normale cittadino e lì finisce il discorso. Non vorrei che poi si ricandidassero per altre forme, visto che da lì non possono avere più sbocchi. Allora trovano adesso la scorciatoia, escono, vogliono fare. Magari gli danno qualche bella fondazione, gli hanno messo. Sì, con introiti non controllabili, e prendono tutto quel poco che è rimasto. Ti vorrei far notare una cosa interessante, sempre sul Pubblico, una nota. Se i babbioni crollano, Matteo che cavolo fa? Parla di Matteo Renzi e te la leggo. In questo momento c'è una sola persona che sta facendo tutti i possibili scongiuri perché Massimo D'Alema non rinunci alla sua 8ª legislatura consecutiva. Matteo Renzi. Perché Matteo Renzi ha basato tutto sulla rottamazione. Se questi si rottamano prima. Matteo Renzi si troverà da solo e a quel punto è obbligato a fare le cose giuste, perché non c'ha più nessuna protezione, perché adesso gli darà pure addosso. Gli darà un motivo di esistere, ecco. Rottamo, questi gli si levano di mezzo e lui che fa? E lui si troverà finalmente col, ecco, fino adesso ecco, c'è stato basato solo sulle accuse, frecciatine, rottamazioni e quell'altro, si troverà solo e lì vediamo esattamente di che pasta è fatto. Ma sempre lui, più che battere su questo fatto della rottamazione e non rottamazione, dovrebbe dire io mi candido alla guida del paese e faccio questo e questo, faccio questo, questo e quell'altro, e da lì non si sfugge. Se cammina la mano chi sa fra tutti noi che cosa vuol fare Renzi da qui. Renzi fino adesso non lo sappiamo, forse non lo sa neanche lui, è perché cammina con le stampelle, i vari Veltroni gli danno appoggio, i vari quelli che lui vuole rottamare adesso gli stanno a dare l'appoggio, il motivo di. Comunque questo argomento è molto importante perché anche l'Unità ne parla, rinnovare l'unità, rinnovare o rottamare. D'Alema, mi candido solo se me lo chiede il partito. Nel PD acceso dibattito con Veltroni, lasciano Castagnetti, e Treu. Renzi è solo l'inizio. Speriamo. Speriamo, ma il Corriere della Sera invece come la guarda? Vediamo un po'. Corriere della Sera in realtà non dice nulla, perché essendo dell'altra sponda che stanno più incasinati della sponda rossa,
e non ne può parlare, dà risalto a altre notizie che non contano niente, perlomeno per lo Stato nostro. Il Corriere della Sera in prima pagina, e siccome loro sono più malandati del PD, e allora cercano di distogliere un po' l'attenzione su altri argomenti che non ne parlano proprio di questo fatto. Corriere della Sera, vediamo a che pagina parla di Veltroni. Dobbiamo entrare dentro però, Fondo Salva Stati, pagina 5, le detrazioni. Ne parlerà dopo lo sport. No, beh, non presumiamo a pensare. Formigoni, questo è un altro argomento. Te lo raccomando. Un altro argomento molto caldo. Ma pagina 11 ancora non ci siamo. Eccolo qua, pagina 14, possibile? Sì, pagina 14. Il Corriere della Sera parla di Veltroni e D'Alema. A pagina 14. Anche con un articolo breve, non è che sia un articolo. D'Alema vuole fermare Renzi, così me ne vado prima del voto. In realtà, Big inquieti dopo l'addio di Veltroni. Il rottamatore Renzi dice non sarà l'unico. In effetti, speriamo. Hanno ragione su Pubblico a notare che se levano uno degli argomenti forti a Renzi, poi a Renzi. Gli toccherà solo guardare in faccia i potenziali elettori e spiegargli cosa vuol fare. Almeno capiamo una volta per tutte se questo rottamatore è in grado di rappresentarci almeno. Qui abbiamo anche il Foglio, fino adesso non ne abbiamo parlato, ma il Foglio è l'unico che parla di Grillo. Prima pagina, Grillo sul Reale in Sicilia, perché forse delle elezioni in Sicilia non ne parla nessuno. Perché lì è uno Stato in mano ad altre, uno Stato a parte, ci hanno ragione che non... Quando vendi le tue uova in realtà ecco, non stai in Sicilia, siamo in Italia, questo è il discorso, perché lì fa parte di un'altra realtà che è fuori da ogni controllo, fuori da... Grillo poi alla fine è una bolla di sapone che racconto dal vivo scoppierà. Sto leggendovi il Foglio. Grillo sul Reale in Sicilia, il titolo: racconto dal vivo dell'uomo fattosi tonno per arrivare all'isola dalla Calabria e dei suoi comizi, ma soprattutto dell'accoglienza sul Furia, equivoca, spettacolare, festosa, sapiente e barocca dei siciliani. Ma più che tonno si è fatto tondo per poter galleggiare e andare lì, più che tonno, perché a me non mi ha portato grande prestazione fisica, bisogna dirlo. Eh sì, essendo tondo è stato aiutato dal salvagente, diciamo così. Comunque il Foglio, per esempio, ci dovrebbe mettere Grillo per lancia di Napolitano. Grillo ha trovato una situazione ideale per poter, però ci deve mettere la faccia, no che se fa via etere, via devi mettere la faccia. Il Foglio parla dei mal di pancia nel PD, ne parla in terza pagina. Matteo è quello che ci vuole. Il Foglio appoggia Matteo Renzi, la battaglia del sindaco nel PD e nel paese, la rottura riformista e i suoi nemici. Un articolo di Pietro Ichino, bel paginone grosso, ve lo faccio vedere. Ecco. Dove parla però anche il vitalismo di Grillo stravolge l'autunno della politica siciliana. Il Foglio fa degli approfondimenti mirati, Merkel, Obama, ma in realtà dei mal di pancia di Napolitano il Foglio pare... Non ne parla proprio. Non ne parli proprio. Il Foglio. Il Foglio, l'unico giornale che approfondisce, o meglio, mette in risalto le problematiche reali degli italiani. Senti, vorrei concludere con questa nostra chiacchierata con Formigoni. Formigoni, della Polverini non se ne parla più. Non ne parliamo più perché speriamo che sia sparita. Formigoni farà la stessa fine finché ci avrà ancora qualche... Ma perché lo chiamano il Celeste? Perché crede da essere Dio in terra, con l'aureola. Però ha messo le mani in pasta dal... La sensazione è questa. Da tanti anni. E poi con l'arroganza, io andrei
dopo quello che è successo, andrei di fronte agli italiani, non dico a testa bassa, ma almeno ogni tanto lo sguardo un po' così, mi vergognerei pure un po', farei finta almeno, con sta spavalderia, con sta cosa, immortale, intoccabile, chi ci avrà le spalle? La domanda, chi ci avrà le spalle? Formigoni. Formigoni? Da chi? Formigoni, il Corriere della Sera fa un 1, 2, 3, 4 righe, 4 righe, ve lo vogliamo far vedere, tutta la prima pagina del Corriere della Sera si parla di Formigoni solamente in questo pezzettino. Il Corriere, essendo proprio partigiano, tu dici che il Corriere è partigiano, ma partigiano non solo. L'unità in prima pagina non ne parla. Una cosa che non abbiamo notato, vale la pena dirlo, l'unità in prima pagina sulla rottamazione dice rottamazione idea fascistoide. Perché dovrebbe perché? Essere un'idea fascistoide la rottamazione? Perché stanno toccando i loro interessi? Oppure perché stanno portando a galla, oppure hanno paura di che... Volevo dire, non è così quando l'immissione di nuove leve di comando non è associata a una censura culturale ma è un'operazione punitiva e di marketing. Siccome secondo loro l'operazione di rottamazione, aperta e chiusa parentesi, che l'avevamo già archiviato l'argomento, ma insomma. Sì, ma perché? Perché fascistoide? E perché hanno paura che viene a galla qualche altra cosa che non dovremmo sapere? Dovrebbero far sapere. Cioè, questo è il. Approfondiamo un attimo, Formigoni, abbiamo detto che il Corriere, l'Unità non ne parla in prima pagina, il Corriere gli dà 4 righe, eppure. I telegiornali ieri erano pieni di Formigoni, pieni. Pubblico di Formigoni in prima pagina. Neanche. Ci mette un titolo, ve lo facciamo vedere. Formigoni, ora le urne le vuole il governatore. Ma dopodiché a pagina 7. Sì, ma con regole nuove però, non con le vecchie. Dopodiché cos'altro ci abbiamo? Ci abbiamo di nuovo il Fatto Quotidiano di Formigoni in prima non ne parla. E il giornale di Formigoni neanche ne parla. Il giornale, per parlare di Formigoni, il giornale per parlare di Formigoni arriva a che pagina? D'Alema ne parla a pagina 10, eccolo qua, voto anticipato, dobbiamo arrivare a pagina 6 e 7. Sembra che abbiano dato maggiore risalto in passato alla Polverini piuttosto che a Formigoni. Sì, perché forse Formigoni c'ha più giornali. Sta un po' antipatico a tutti, su Formigoni, o no? Come sta un po' antipatico e forse c'ha più giornali dalla parte sua, gli danno poco risalto. Quindi tu dici c'è proprio un'operazione. È un'operazione di studiata a tavolino, perché avendo più giornali, tutti poi dell'asso hanno cercato sempre in sesta. La troviamo minima la sesta pagina, se non andiamo sempre verso la tredicesima, quindicesima pagina, che uno si è stancato pure di sfogliare il giornale e neanche la vede. Sono notizie che potevano anche risparmiare l'inchiostro. Concludo, così ti lasciamo tornare al tuo lavoro, al tuo banco di alimentazione.